Ciao raga, benvenuti o bentornati nel canale e in questo nuovo video di pulizie motivazionali. Oggi, come vedete, sono in camera di Gabriele, non so se potete notare dalle fotografie, e sono qui perché voglio fare un po' di pulizie approfondite proprio in questa stanza perché è quella che, diciamo, pulisco sempre in maniera molto superficiale, anche perché Gabriele, non so se l'ho mai detto, non lo ricordo, ma non dorme in questa stanza. È una cioè, è la sua cameretta, quella in cui viene a giocare, ma fondamentalmente non ci dorme qui perché lui dorme in mezzo a noi. E raga, vi devo dire che per il momento io sono felice così, vi sembrerà strano, però io lo voglio vicino a me la notte, anche perché lui si addormenta mano nella mano con noi e quindi non lo so, abbiamo bisogno di lui e poi ci sarà tempo, diciamo, di farlo trasferire in camera sua. Magari tra un anno gli compreremo proprio una cameretta e con la scusa della cameretta lo porteremo qui a dormire qui, ma per il momento per me, vi giuro, va bene così. Vi volevo far vedere che ieri sono andata, mi metto più alla luce. Ieri sono andata a fare le unghiette, eccole qui. Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono. Ho cercato di farle un pochino mood natalizio, senza esagerare, non volevo fare il solito rosso, però comunque volevo dargli un tocco natalizio e sono infatti super felice, mi piacciono molto. E qui niente, vabbè raga, oggi già ho parlato troppo, mi metto all'opera come già sapete, quindi continuate a guardare il video. Ed eccoci qua, raga. Come vi ho detto, voglio fare un pochino una pulizia un po' più approfondita perché comunque non, questa camera, diciamo, è quella che faccio sempre un pochino più sopra sopra, come si dice a Napoli, un po' superficialmente. Vado a togliermi le lenzuola. Io diciamo queste sono per bellezza perché come vi ho detto Gabriele non ci dorme qui, però comunque si fa la polvere e ogni tanto gliele vado a cambiare. Vado a pulirmi il piccolo materasso con la mia Ultenic e questa è l'Ultenic U10 Pro, che sto utilizzando da un bel po', raga, e devo dire che mi ci sto trovando benissimo. Inoltre, non so se voi state approfittando del Black Friday, ma fino al 28 novembre, quindi fino a domenica, praticamente è in offerta. Quindi, se vi serve un aspirapolvere, io questa ve la consiglio vivamente perché comunque è molto leggera, molto pratica, semplice da utilizzare, senza fili, la cosa che io adoro di più in assoluto, perché non, raga, io non le sopporto quelle aspirapolveri con il filo. Mia mamma aveva la Folletto, che è una buonissima aspirapolvere, però il fatto che devi portarti questo filo dietro a me non mi piace, cioè mi infastidisce, mentre prediligo di gran lunga queste qui senza filo. E questa, per essere un aspirapolvere diciamo in commercio economica, secondo me qualità prezzo raga è ottima. Ve l'ho già detto e ve lo ripeto perché comunque la sto utilizzando già da un po' e quindi l'ho potuta testare per bene e io mi ci sto trovando davvero bene, leggerissima, ve l'ho detto. Allora, oggi comunque voglio andare a fare appunto delle pulizie approfondite e come avete visto mi sono imbattuta nei battiscopa. Andrò a spostare tutti i mobili, ora ho iniziato con la culla, vabbè tutti i mobili diciamo è un parolone perché in camera di Gabriele non ci sono tanti mobili, c'è solo questa culla e due settimoni, uno alto e l'altro che poi in realtà sarebbe il fasciatoio. E non ho voluto fargli la cameretta perché appunto lui dorme con noi.
E quindi io l'ho voluta lasciare come camera dei giochi perché comunque non è una camera grandissima, però comunque ci sta tutto. E raga, guardate la polvere che si fa sui battiscopa, a volte non ci pensiamo, ma a me infastidisce tantissimo quella polvere che si va a fare. E oggi quindi ho approfittato per andarla a togliere con la mia aspirapolvere. Sono andata a prendere il pezzo che mi è uscito in dotazione, che è questo qui, e è fatto appositamente per andare negli angoli, nei posti più impensabili. Vedrete che la userò veramente dove solo lui può arrivare, solo lei, anzi. Alla fine sarò davvero super soddisfatta del risultato. Per lavare a terra sto utilizzando anche oggi la candeggina perché, a parte che mi è finito il detersivo per lavare i pavimenti, e poi comunque, come vi ho detto nello scorso video, è disinfettante e a me piace tantissimo l'odore. Vedete, vado a fare una spolveratina. Ma le cose sono poche e mi sono spostata la culla e il fasciatoio, ed ora viene il momento del settimone. Thank you.
non coccarda, un fuoriporta che ho comprato dal cinese. Penso che in questi giorni lo metterò fuori alla porta insieme al tappeto. Vedete com'è carino, l'ho pagato 10 euro. E poi ho comprato questo qui, che ho pagato 1 euro. E l'ho pensato per metterlo nel centro tavola. Non sono riuscita ad andare ancora al mercato per vedere se trovo il runner, però credo che in questi giorni mi inizi ad organizzare il centro tavola natalizio, perché lo voglio cambiare. Ho ancora questo qui che avevo praticamente, vabbè, Gabriele ci ha giocato anche, avevo fatto nel mentre, ma non mi piace assolutamente, ci sono anche cose che non ci dovrebbero essere. E niente, comunque io spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, vi mando un bacio come sempre e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.